Giampaolo Malatesta, consigliere comunale del Partito Democratico, per quanto tempo ancora? Per il momento sono del gruppo consigliare del Partito Democratico, sono ancora a tutti gli effetti del Partito Democratico. Nei prossimi giorni comunicherò le mie decisioni rispetto al fatto che la scelta sul candidato alle prossime regionali per me è stata fatta, quindi sostengo il candidato Luca Pastorino, che lui si è già dimesso dal Partito Democratico. Io sto valutando diciamo così, il percorso insieme a altri iscritti del Partito Democratico, in modo da, diciamo così, fare una scelta il più congiunta possibile, anche rispetto alla fase politica che ci siamo trovati dopo le primarie di gennaio. Veniamo proprio alla candidatura di Luca Pastorino e a come è nata questa candidatura, questo strappo con il Partito Democratico. I civatiani lasciano il carro di Renzi, oppure è stato un problema più di carattere locale, cioè quello che si è registrato durante il percorso delle elezioni primarie vi ha portato a ragionare diversamente? Secondo me molto più di carattere locale, perché l'idea di riuscire a fare una proposta unitaria di centro-sinistra che teneva insieme quello che erano gli aspetti più civici e di sinistra con il Partito Democratico, e quella che è stata l'esperienza di governo del Partito Democratico, non ha portato a una reale sintesi, e quindi il problema è stato che il partito da mesi c'era un laboratorio, che io lo considero un laboratorio di idee come l'età sinistra, che si è dovuto misurare invece a una possibile esperienza di elezioni, e quindi trasformare un laboratorio politico in una lista civica che si chiamerà l'età sinistra, che si presenta alle elezioni. Questa è stata la frattura che c'è stata dalla contaminazione degli elettori del centrodestra dentro le primarie del centro-sinistra a gennaio, e questa sintesi nel centro-sinistra che non c'è stata pienamente, e che ha portato avanti invece che un ricompattamento dopo le elezioni, invece uno spacchettamento purtroppo, e alla presentazione di due piattaforme distinte. Questa frattura, mi consenta di dire, scomposta, non rischia di avere dei riflessi pesanti anche sull'amministrazione comunale, perché siamo ancora all'inizio della campagna elettorale e già comunque il confronto a sinistra sembra aspro, ma poi come si può convivere con una sinistra all'opposizione in regione e in maggioranza con il PD in comune a Genova? Ma su quello io penso che ci siano diverse fasi. Anche al governo nazionale parte della sinistra non è al governo, perché Renzi ha scelto l'alleanza con il nuovo centrodestra invece che con SEL e tutte le esperienze della sinistra. In questo caso non penso che sia un problema di tenuta, anche perché comunque già dall'inizio nel 2012 dei 24 consiglieri che rappresentavano la maggioranza, il PD in quella fase in crisi era riuscito ad avere 12 consiglieri, tra cui me. In questa fase direi che la sinistra fatta di diverse esperienze è pur sempre la metà di quella maggioranza, quindi non c'è un assetto diverso rispetto a quello che c'è dal 2012. C'è un esperimento di governo diverso. Giampaolo Malatesta, nel suo ruolo di consigliere comunale, le chiedo una battuta anche sulla vertenza MT, un tema che probabilmente scalderà gli animi in consiglio comunale da qui a qualche settimana. Si riuscirà a trovare ancora una volta una quadra per superare l'impasse AMT, oppure siamo arrivati al nodo, siamo arrivati al dunque, e quindi bisognerà cercare una soluzione diciamo un po' più definitiva per salvare questa azienda? Io spero che si arrivi a soluzioni diciamo
più di lunga veduta. In questo caso mi sembra che l'atteggiamento non sia dei più positivi, specie per non tanto il fatto di non aver fatto un accordo con tutti i sindacati, ma poi le ripercussioni nell'azienda di questa frattura sindacale, che vedo che in alcune aziende viene ricompattata e invece in MT non viene fatto. Questo potrebbe essere il preludio di invece che di lavorare tutti insieme per superare strategicamente delle difficoltà, quello di dividere e non risolvere invece alcuni problemi che forse in MT sono più presenti che in altre aziende. Ringraziamo per essere stato con noi su Blog Caffè a Liguria Talk Giampaolo Malatesta, consigliere comunale a Genova. Arrivederci.